diventa troppo ardito. La poetica di Franco Veschi è una poetica naiva, è una poetica pensata, è un lavoro sulla parola, è qualcosa che è qualcosa che sgorga, è qualcosa su cui ci si lavora, è qualcosa che esplode, è qualcosa che viene cercato. Direi che esplode in maniera incontenibile, perché se non avessi scritto non mi sarei scaricato, il tormento sarebbe continuato a turbare la mente, la sensibilità. Quindi c'è stato un periodo, possiamo dire l'anno 2002-2003, dovevo anche scendere di notte. Quindi versi venivano a cercare. Con la lampada, cioè con la fotoelettrica, no? Sì. Quindi si metteva... per non disturbare gli altri che dormivano. Basta! Basta poesie! Siamo un poeta! Quindi questo è... Carmina non dà il pane, madame! Diciamo che sono l'impressione che avevo si determinava uno stato d'animo che non so una maturazione sconosciuta, però tu la vedi perché approda, non vedi più approda, ne prendi altro. Poi le ragioni, sì, magari ho scherzato qualcosa, si poteva anche vedere, è un po' troppo tecnico. Infatti, e dirò che mi mettevo lì, dicevo che sognavo di scrivere un suono, una frase, che già va un ritmo, no? Corrispondevano delle parole, una luce, illuminava un contenuto, prima lo pensavo, poi lo rifiutavo, poi ritornavo magari in maniera un po' diversa, poi mi mettevo lì a scrivere e veniva pure anche un'altra cosa magari, no? Perché non aveva ancora, è come se una cosa volesse esprimersi ma non sapeva ancora quale esattamente. Allora, gli strumenti per... Cosa? Però poi spesse volte è come se fosse stato sotto dettatura, insomma qui è una rivelazione, no? come quando è sotto rivelazione, per cui andavi a cercare di conformare le parole più appropriate a quello che ai suoni, alle immagini che prendevano da dentro. Gran parte dei versi di questo libro, no? Che c'è quasi tutta la sua produzione, cioè la parte più significativa, però diciamo c'è una lunga così che è un manifesto, però poi ci vuole del tempo. E raccolgono versi in un arco che non è tanto vasto, perché avendo le raccolte tutte, ovviamente ne ho scritto alcune per assaggio. E poi quando è venuto il boom, diciamo così, ho preso anche quelle, però il boom è venuto negli anni 2000, le altre erano rimaste lì nel cassetto e poi non ci ho nemmeno più pensato, perché ogni tanto mi mettevo a provare, come quando uno per esempio viene istinto di scarabocchiare e fa un'immagine, perché non so, quasi come scrivesse sotto un impulso e escono delle immagini così, no? E tu sei incuriosito, non so cosa esce fuori, no? Un'espressione. Quindi la poesia la veniva a cercare. E lei necessariamente doveva scrivere. In qualche modo sì. Poi leggeva quello che era fuori, Io intanto ho iniziato dopo la morte del papà. Perché prima non ho mai pensato. Nei primi tempi delle medie, avevo fatto appunto un tema sull'agnellino, il mio amico, riproduce, si rifà a quella immagine. Ha fatto un tema così, eravamo in terza media, avevo preso il tema e ho detto, abbiamo qui il nostro poeta, no? Mi sono meravigliato, è possibile. Ho detto, ma poi sarà anche vero che c'è qualche tendenza. E ho lasciato lì la cosa. Poetica. Ho lasciato così. Ho detto, ma sì. Quindi ho sempre pensato che forse potevo dire.
ci vogliono altre cose, no? Poi ormai, maestro ormai è vita di Buddha. Se ne è voluta molto, no? C'è stato un Garetti, c'è stato... Ha lasciato le cose di sé. Questa è una cosa impersonale. No, perché ho cominciato a... Beh, cosa potevo fare? Che non potevo fare? Ho riparto una che si chiama Donna Tem... come si chiama? Donna Temblai... Adesso c'è... Sì, ma volevo arrivare ad un'altra parte. Mi permette di andare. Ho fatto 300 la prima. Quindi allora? Non potevo certo... Ha lasciato dentro di me. Dovevo lasciare il percorso. Allora, sì. Me l'hanno e poi prendevo a sotto. Il maestro è Margherita di Cucci. Maestro, il maestro, un grande autore che commenta l'imprudenza della Russia stalinista di scrivere un libro su Gesù Cristo, su condizioni di Gesù Cristo. Però non siete solo generali. Lo fanno uscire pazzo. Chi lo va a salvare? Lo va a salvare un diavolo che si chiama grande mago di magia nera. Lui a un certo punto odia il manoscritto che era piccolo, perché lo butta nel mondo. E questo viene tutto un cambiato. Margherita, che è la nostra sua vita, lo salva, ma non pare che quest'opera non è. Ma guarda caso quest'opera qui ritorna intatta. Pretendono di venire alla luce. Quindi questi versi hanno preteso di venire alla luce. Si sono uniti con altri versi e a un certo punto è iniziata un'opera di sistematizzazione che posso testimoniare da editore tribolatissimo. Quante versioni, prima di giungere a quella definitiva, siamo riusciti a fare di questa ma cosa? Ma come dice di quella? Sì, perché poi a un certo punto qualcosa entrava, qualcosa usciva, qualcosa si rimodificava. No, più che altro perdevo tempo per le punteggiature, per errori materiali. Sì, sì. Ma poi c'era alcune poesie che avevo dimenticato e... Ma sapevo, come ti facevo una prima? Appunto. E poi sono rispuntato. Sì, poi siamo stati costretti ad una risistematizzazione. Io sono stato abbastanza. Mi sono perso tanto tempo per fare gli indici. Però non servivano. No, gli indici. Gli indici dal punto di vista materiale del libro sono una cosa. Posso dire statisticamente che comunque i titoli sono 309 adesso. Bene. Però in effetti nell'indice c'è un'intelligenza. Quindi al di là del fatto che l'indice sia scritto. Sono cosa che non mi ha meravigliato, dato con i titoli del libro subito come ha fatto. Cioè prima c'è la poesia, poi dal titolo. Ecco. Non prima il titolo. Bene. Quindi c'è un lavoro, no? E poi arriviamo a questo. C'è comunque un aspetto della sua opera. Che non a caso ci troviamo qui in una libreria di tradizione religiosa, pare, che secondo me è molto significativa. Adesso lasciamo giudicare due delle sue opere, se anche questa parte qui è all'altezza della critica, sicuramente di sì, facciamo due poesie, nelle sue mani e per rinascita che è diventata.